io non rischio, ma c'è. Sei netto qua? Cosa è la seconda? Buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, volontario di protezione civile. Vedevo che stavate guardando il notaio, ma qui parliamo di terremoto. Secondo voi cosa c'entra il notaio col terremoto? È quello che ci chiedevamo proprio. Allora vi faccio subito una domanda. Se arriva una scossa di terremoto, subito dopo che questa scossa c'è stata, voi che cosa fate? Andiamo via subito. Andate via subito, benissimo. E cosa prendete? Vi fermate a prendere gli occhiali, vi prendete il assolutamente, non c'è tempo. Non c'è, questa è la risposta, vi siete dati da solo la risposta. L'opportunità di tenere uno zaino cosiddetto di emergenza vicino alla porta di casa o nell'ingresso, perché in questo caso, prima di uscire, si prende lo zaino dove si è già messo tutto il necessario, in maniera tale da non trovarsi sprovvisti dopo. Dopo la scossa, voi rientrate subito in casa? No. Esatto, quindi vedete l'importanza. Allora, guardate, questo è uno zaino che è già pieno, questo invece è vuoto. Proviamo a ragionarci assieme. Che cosa ci mettiamo? Io adesso dico delle cose e vediamo se mi seguite. Allora, innanzitutto pensiamo alla nostra salute. Voi, non voglio essere cadente, qualche medicina, insettipertesi, qualcosa, sì. Ne prendete specifiche? Sì. Importantissimo sono le medicine, soprattutto le specifiche, quelle che prendete abitualmente per una patologia. Certo. Ma anche quelle farmaci generici. Può succedere un mal di testa, un qualcosa, soprattutto in questi momenti, e le farmacie non è che si trovano subito. Non essere agibili. Così come anche magari una garza, una mucchina, dei cerotti, perché nella corsa una piccola ferita si fa e anche un piccolo taglio. In questi momenti si fa fatica a medicarsi o chiedere aiuto, soprattutto quando chi deve aiutare è impegnato in altro. Benissimo. A questo punto, ma chi siete? Un documento, secondo voi, è importante? Assolutamente. Un documento importantissimo. Vi prendete il bancomat o vi prendete i soldi? I soldi perché i banchi potrebbero non funzionare. Ovviamente. Le chiavi di casa? Sì, della macchina. Della macchina, perché se uscite non si prende di sicuro. Una torcia, perché queste cose succedono spesso al buio. Una torcia. Noi addirittura abbiamo queste torce che non serve l'energia e non serve la batteria. Anche queste sono molto comode. Poi è buio e alle volte piove anche. Può succedere se piove. L'abbigliamento, un piccolo chi vuoi, un qualcosa che occupa poco spazio. E poi se uscite in pigiama, magari è stata maniche corte, però vi prendete freddo, cosa un maglioncino, bravissimo, un maglioncino, vedete, non vi diciamo delle cose strane, ma delle cose che sul momento non viene da prendere. Assolutamente no. Dormite con le scarpe, voi a letto? No. E uscite cosa fate? Alle volte ve le mettete? Diciamo normalmente sì. Ma riusciamo normalmente, ma non riuscite normalmente. Quella situazione potrebbe venire. E allora un bel paio di scarpe robuste, mi raccomando. Poi voi siete dei nervi. Voi state 2 giorni senza mangiare, 1 giorno senza mangiare? No, assolutamente no. Si troverà da mangiare, certamente, ma non si sa mai. Dello scatolare, dei cracker che possono benissimo bloccarlo così. L'acqua è importantissima. L'igiene personale. È importante anche dentifricio, spazzolino, sapone, anche le piccole cose per le donne, certo. Sono cose che in quel momento sono fondamentali, anche se uno a pensarci dice, vabbè, ma poi tutto si risolve. Sì, si risolve, ma una penna, un blocco, il classico coltellino svizzero, multiuso, assolutamente, sempre essere utile. Fondamentali, queste cose assolutamente. Però visto che c'è un oggetto, abbiamo un fischietto, perché chiaramente alle volte serve per chiamare aiuto, se uno ha bisogno di aiuto, il fischietto è il segnale un po' universale invece che urlare. Un accendino per un qualunque cosa come il coltellino svizzero, e poi se vogliamo essere proprio bravi, una radiolina per avere le notizie di quello che sta succedendo, essere informati, perché certamente ci saranno gente che vi informa, la protezione civile, i vigili del fuoco, le autorità, però più si è autonomi, più ci si riesce ad arrangiare e più si aiuta gli altri, per cui bisogna pensare questo. Aiutiamo noi insieme agli altri. Bravissimo, questo è il ragionamento da protezione civile. Complimenti. Grazie mille, molto gentile. A voi, arrivederci. Grazie.